L'Atalanta ha trovato finalmente nello svedese Jeppson il centravanti di cui aveva bisogno. Anche oggi segnerà un gol che deciderà del risultato. La partenza del Legnano è piena di promesse. Sono passati appena 30 secondi e già lo svedese Palmer ha segnato il primo gol. Purtroppo la squadra Lilla non è nuova a successi iniziali che non bastano per vincere. Il terreno è viscido, ce lo dice Jeppson con questa capriola e con la manciata di fango che si è portata presto nel rialzarsi. 32esimo minuto, un errato retropassaggio di Cadea ha regalato al furbo Mazza il gol del 2-0. Stavolta sembra dire con questo abbraccio il portiere Lilla Angelini non ci raggiungono più. E invece, c'è subito lavoro per lui, ma i dispiaceri verranno nella ripresa. 21esimo minuto, mentre Sørensen è in fuorigioco, Sant'Agostino su passaggio di Jeppson segna abilmente con l'esterno del piede. Il guardialine aveva sbandierato la posizione irregolare del nero azzurro, ma l'arbitro non ne ha tenuto calcolo. La reazione del Legnano si spegne in questa parata del portiere atalantino. Al 35esimo minuto il pareggio è raggiunto, è stato Jeppson a segnare. Così ancora una volta al Legnano due gol non sono stati sufficienti per vincere. Triste per il Lilla il ritorno negli spogliatoi. Jeppson invece è tutto un sorriso.